Sì, benissimo. Grazie. Ciao mitici amici di Marco Dran Games Channel, Babylon Fall Demo Fall, Demo Drums. Ok, stamattinata 10 e mezza, vediamo sta demo di... Che gioco è? Babylon Fall, Babylon Falls, Connecting. Ah! Cancel to close. Ok, 8 giorni. Ok, abbiamo Huixian. Tutto in inglese, ragazzi, eh? Non c'è l'italiano, neanche una conferma. Agavian o Geleilion. Quale scegliamo? Raga? Geleilion, Agavian o Huixian? Questo? Agavian dice il grande zanevuoi. Nome, gli mettiamo il mitico Marco Drums, che ragazzi, Marco Drums vuol dire Marco batteria, eh? Marco batterista. Vabbè, non stiamo qui troppo a perdere tempo. Sì, ci sono 4-5 voci, niente di eccezionale, veramente. Questo gioco uscirà da poco e dobbiamo fare una recensione con voi ragazzi per vedere se è fattibile la... se è bello, insomma, da comprare il Day One o se magari, come credo nel mio caso, aspettare un calo di prezzo, perché comunque è molto bello, ma vediamo, vediamo, vediamo. Beh, già che manca di italiano un po' frena, eh? Io i filmati mi muto, ragazzi. Babylon's Fall. See how many of you make it back this time.
The Gideon coffins, if you please! Three souls have returned to us from the cruel depths of Tartarus! Praises to Jupiter! Make way, good people! Clear their path to the ziggurat! Make way for our new sentinels! Ok. Allora, ragazzi, incominciamo Ok, allora, adjust camera. Perfetto, camera a posto. Yes. Ciao mitico Luca, ti saluto che vado in demo col mitico, come si chiama? Babylon Fall, non mi ricordavo più il nome. Ciao amico, ciao boss. Eccoci qua raga. Allora, stavo salutando l'amico Luca. Allora, ok, bisogna prendere le cosine, quindi qua sopra credo che non si possa andare. Ok, sì, è percorso obbligato. Ok, allora io vi dico la verità, è un cartonoso, andiamo un attimo, è un cartonoso che a me piace, vi dico la verità, è un cartonoso, un cartonoso, sapete cosa vi dico, è un cartonoso da dipinto, lo vedete anche voi questa cosa? È un cartonoso da dipinto secondo me, sì. Sta un po' da dipinto. Allora io questi cosettini qua non so se si prendono perché sono tipo dei potenziamenti o che cosa, questi cosini che sto prendendo. Allora che cosa c'è da fare qua? Allora quadrato triangolo, perfetto. Ah, triangolo, bello. Ok, ma si può rompere anche le casse? Assolutamente sì, il carretto credo di no, e questi no, vabbè, solo le casse. Allora, eccolo là la torre,
Questi possono rompere. Oh, bello. E qui saranno per i... Credo i potenziamenti, raga. Credo che si compreranno le cose o si potrà... Ciao Johnny Boy, mitico! Grazie che sei arrivato già la mattina presto. Qui la vedo dura. Iniziano i primi... Ti piace questa demo di questo gioco? Ah, ok, R1. Ah, è proprio... Che se non lo fai... Ma che faccina è quella lì? Forte. Oh, R1, vedi? Ah, blocco. Bam! Sul crapone. Ah, fortissimo. Ok, grande Danny Boy, sempre presente alle mie live, io ti ringrazio tantissimo. Ragazzi, oggi ci sarà giornata livezza. Ah no, questo non si può rompere. Allora, sto provando questo gioco, Zane Boy, perché sto valutando alla fine se poi comprarlo oppure no. Ti dico la verità. Magari... Ah, ecco, schiacciando il tastone di sinistra. Capture 2. Siamo già al capitolo 2? Ah, vedi? Ai, cazzo! Allora, eccolo qua. Marco, tre ne ha fatti, l'ha preso tutti e tre. Via! Sì, ho capito che l'ho ammazzato, ma... Quante ammazzate ho preso? Io devo capire adesso se una volta finito il combattimento... la vita è quella lì. Si carica il rosso, che sarà, che cos'è? Tipo la stamina? No, credo che la vita è quella rossa, è quella gialla. Sai? Gentile amico, un dono, eh? Allora, vabbè, così proprio... L'inglese si fa un po' fatica, sinceramente, a capire. Ah. No, io credo che la vita è la gialla, la stamina è la rossa. Vediamo se questi... Sale? Ah, ok. Col cerchio prende le... Ok, perfetto. Sì, anche secondo me. Porca... no, ha la vita, la gialla. Però poteva essere che questi qui... Invece no. Cioè, come faccio a... Aspetta, c'è un, il tasto. Ok, è sotto la cura. Perché ogni gioco ha le sue... No, cazzarola. Ogni gioco ha le sue abilità, ragazzi. Erca loca. Boom. Ok. Capture. Ciao Lucas, grande! Stavamo parlando prima su WhatsApp, mitico! Allora, guarda questo Babylon Fall in demo. Interessante. Vai, pesciozzi. Grandi pesciozzi, belli pesciozzi. Allora, io spacco le panchine così la gente non può riposarsi. No, non c'è niente. Allora, lo sto provando per valutare l'acquisto, Luca. Ma... Allora, il fattore che proprio non c'è l'italiano sottotitoli un po' mi frena, ti devo dire la verità. Il fattore che... Ho anche troppi giochi da fare, è un altro fattore che mi frena. Ma questa grafica un po' cartonosa dipinto, vabbè, il personaggio potevano curarlo un po' di più nel dettaglio, cioè puoi farmelo secondo me anche cartonoso, perché secondo me la cosa cartoni è fichissima.
Però sinceramente a livello proprio di... Ok. Ah, capisci? Si può prendere il coso e lanciarlo con l'L2, dico. Ah! Babylon Market dovrebbe essere il negozio. Look out above you. What? C'è anche i capelli, la definizione dei volti. Oh cazzo. Questo sarà un cattivone, eh? E questo è un cattivonissimo, eh? Ci sono tutti i boss giganteschi? Perché un po' da quello che ho letto, ragazzi, sembra un... la torre di Godfall. Porca. Sì, ma come lo batti uno così? Potevano fare meglio. Sì, sì, sì. Sembra interessante. A livello gameplay è bello. Storia ci siamo anche, devo dire la verità. Mi vuole ammazzare proprio a me? Chi è che lo sta fermando? Ah no, io sono fermando. Allora quindi sarò solo io a riuscire a battere il boss. Ma se stavo crepando con quelli piccoli... Oh, la testa è andata? No. Allora, ditemi che dobbiamo battere il boss in 4 o 5. Allora, io vorrei scappare, prendere sto robo e lanciarglielo. Dai. Ok. Vai, vai giù di botte, vai giù di botte, vai giù di botte. E via, e via, e via. Boom. Sta, sta. Allora, se sbossano così, sinceramente mi piace un botto, eh. Via, 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 via. E io prenderei anche una cura, ti dico la verità, bravissimo. Azzarola, azzarola, non ha fatto lo solito. Oh 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 oh. Chiudila proprio, ok. Oh, bellissima, ma che è? Is not, his soul is yet sentinel. E allora, il fattore, ragazzi, che non c'è l'italiano un po' mi frena, eh. Oh. Che cos'è? Si trasforma? Però è figo sto gioco. Allora, R2, L2, L2 più R2. Ah! Ti dico la verità. Arca miseriazza? Sì, allora, hai visto già le quattro cose che c'erano lì? Non è proprio inglese, base. Ciao, come stai? Andiamo in casa? È tutto bene. Ma a livello gioco, a parte lasciare stare la grafica proprio... mi piace, sinceramente. Via, 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 via! Via, 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 via! Cuocete! Grandi drums! Non ho preso una legnata! Boom, adesso mi è caduto sopra e sono morto. Oh, rank pure platinum, tra l'altro.
Sti cazzi. Grande Drums. Pam, mi taglio a metà. Immagini, non muori dal boss. Sì, allora, a livello grafico ci potrebbe anche stare, anche se potevano fare di più, sinceramente. Ma non dico proprio di colori, di livello artistico e di... proprio il personaggio. Vedi i capelli, guarda. Definizione ai personaggi. Ecco, la definizione dei personaggi ci stava. Sembra un gioco di 3 anni fa, ti dico la verità. Anche le facce di lei, i capelli. Ormai con Horizon Zero Dawn siamo arrivati a dei livelli impressionanti, che le facce sono praticamente uguali alla realtà. Quando vedi queste cose un po'... dai, sì, Luca. Cioè, non è un gioco da 20 euro, cioè, sono 70 bombe che vogliono. Secondo me... Però cazzarola, è bello, eh. Ti devo dire la verità, è bello. Mi intriga. Allora, non conosci i tuoi nemici, Rose, your dead common sense. Consopia is ever. Cioè, ha dialoghi lunghi per non avere neanche i sottotitoli, cazzo. Ho capito che potrebbe anche... Bello. Ok. 25. Io ho capito che... secondo me qui comincia il gioco. La torre di Babilonia. Babilonia has rested in memory for 1,000 years. Through its military might, the Domitian Empire now claims its ancient capital of Babylonia. Proclaiming themselves the second coming of the old empire, the Domitians scour the ziggurat ruins for relics. Sì, vedi, effettivamente. But the ruins are jealously guarded by the ineffable Galen, fearsome monsters that attack without mercy those who would disturb the once. Sembra che non si siano impegnati. Thus began the war between the Empire and the Galu that rages around the. Ci sta anche il fattore di raccontare la storia con delle foto, eh. Babylon Falls. Credo che il gioco o la demo sia finita. No. No, Sentinel. Ah, è a step. Ho fatto il primo pezzo, mi dà un week later. The Sentinel Force Headquarters. Il quartier generale delle sentinelle. Any luck at the dock, Sylvie? None, I'm afraid. Not even the rats can crawl aboard under so much security. I'm told it's a fool's errand anyway. Word has it, these coffins will fill us with poison the moment we desert. Ah, those goddamn imperial rats. And what of the Satanas gate? No good. We might have known as much. It's been a week now. 7 days with nought to do but imagine we were anywhere but here. Oh, what a sorry bunch of cage birds we are.
And here comes the one with the keys. If you've got time and energy enough to skulk around, then I've got a job to keep you busy. Gallu have been sighted in the civic cloister. Find them and dispose of them at once. So no backup from the brave Imperial Knights? What? You're afraid your armor will get dirty if you fight your own battles for once, huh? Insolent cur! We knights don't suffer insult lightly. Stand down, Kairos. Gallu are left to the Sentinels, by Imperial decree. Top bloody look! I'm not putting my ass on the line like that again! Here I'd thought you lot were smart. For barbarians. Serves me right. Ok, si fa un po' fatica a capire che cosa hanno detto, ma sinceramente. I trust I've made my point. Now go. You'll want to speak with Isham in his workshop first. Then it's Gallu hunting time. I've got high hopes for you. Especially you, my valiant giant slayer. Mi chiudi, amore? Ah, hai capito? C'è anche tutte le cose. Quindi dobbiamo andare in giro a parlare. I am there. Touchman. Tablet. Però è un gioco, ragazzi, che bisogna parlare tanto, eh. Ti dico la verità, Luca, Zaneboy e tutti i miei amici in live in questo momento. Se mettono l'italiano, mi piacerebbe prenderlo e portarvelo in live. Così vi dico la verità che è un po' un bel bordello. Allora, e compro giochi in inglese, non è un problema, se poi alla fine non è una storia incredibile, non c'è da diventare matti con il capire le cose. Vi dico un'altra piccola cosa in anteprima che ho letto, comunque non è che... Ciao Luca, essendoci molto hai bisogno della lingua, sì, dai, ma cosa gli costa fare il sottotitolo? Allora, io posso capire una software house che dice, ok, faccio un gioco, lo traduco in francese. Il gioco prima di questo, quanto mi ha venduto in Francia? Ok, 1 milione di euro. Quanto mi costa fare il doppiaggio nella lingua francese? 100.000. Ok, ci sto. Questo il gioco prima del mio, questo qua l'ho venduto in Italia. Quanto ho venduto? 10.000 euro di copie, 10.000 euro di incasso, perché il popolo italiano non piace i miei giochi e non me lo comprano. Quanto mi costa? 20.000. È ovvio che non ci puoi fare una cosa in perdita, no? Sperando che... Ma non credo che sia questo il caso, capisci? Cioè, la bacheca, perché la bacheca? Ah, obiettivo, ok, vabbè, però me l'ha scritto. Cioè, un po' troppi dialoghi da dover star qua a soffermarmi, tradurre, perché purtroppo io sono di generazioni un po' indietro rispetto a voi ragazzi di oggi, che l'inglese è come parlare italiano, perché poi mi sento dire queste cose sui social, e vabbè, ma l'inglese nel 2022 dovrebbe essere, sì, per voi che l'ho studiata a scuola e lo si usa sempre di più, vi do anche ragione, ma non è una regola per tutti, ecco.
It's only oldish. Surprised you, did I? You know, you gave me quite a surprise too. Using a dynamis like you did back there. It's time to learn just what it was you did. Come on, cioè, vedi, dovrei comprare un gioco e skippare tutto con la X. Cioè, sinceramente, the Gallo aren't going to wait for me to finish my lecture. We'll pick up where we left off later. Assuming you make it back from your first official mission, that is. Ho, my ass. The less I hear about dynamis, the better. We can't all be berserkers like you. Something tells me we're in for trouble. You're right about that. It's not every day you go from a man to a monster. By the way, did you see that masked guy upstairs? The one mumbling to some weird doll on his shoulder. Seems like working here could break anyone's mind. Well, okay, yeah. It looked like the doll was connected to him by some kind of shining thread. Remind you of any other threads we heard about lately? You saying he used to be a sentinel? Either way, I'm sure he's got some stories to tell. Yeah. Vedete che diventa un po' la palla non poter capire. Oggi è la giornata degli aerei qua, eh. Io vi consiglio sempre, ragazzi, di comprare le cose che vi piacciono, ma anche di valutare nell'azione proprio questa cosa qui dell'audio, che secondo me è importante. Allora, l'audio puoi farmelo tranquillamente in inglese o anche in giapponese. A me piace, quando gioco in giapponese, metterlo in giapponese. Ma sinceramente, sì, ok, ho capito che l'obiettivo qua, ma non ho capito che cosa devo fare. Cioè, adesso quei filmati è un po' così. A livello artistico mi piace, eh. Ok, posso andare da lui ogni volta che ho una domanda, non c'è problema. Ok, qua sbattono le porte. What you say?
Cioè, se lo compro devo skipparli tutti così, ragazzi, cioè, vedi come sto facendo adesso, perché non mi metto lì, cioè, tutte. Guardate quante robe, solo andare dal tipo che mi deve vendere la roba. Cioè, riuscite a capire che è davvero troppo, secondo me. È davvero troppo. When you sleep in the same way. Sounds like a lot of oxy. I assure you. Go easy on him. Cioè, non ci ho messo così tanto tempo a comprare un gioco quando vado nel negozio di videogiochi. Cioè, questo sta ci deve fare qualcosa, ma quanto deve essere lunga la discussione. Non mi sta facendo venire voglia di comprarlo, questo che intendo, capite ragazzi? Sto facendo fatica a finire la demo. Ma non per il gioco, perché il gameplay mi piace. Ancora devo andare da te adesso, no? 4 metri, 5 metri, quindi devo andare ancora da lui. Ancora ti devo... Abbiamo parlato per mezz'ora, dai, ancora... Cioè, vedete quanta roba, no, dai, non si può fare, deve essere tradotto almeno sottotitolo in italiano, vedi? Ah, questo era tutto per farmi dire il Battle Pass. Vabbè, ci stanno i Battle Pass, eh? Se il gioco piace, ragazzi, quei 4-5 euro sul Battle Pass si possono anche mettere. Allora, queste sono le quest, eh? Scusate ragazzi se sentite il bordello, ma stanno facendo da mangiare di là. Vedi, your quest board. Quindi è qua la quest. No, non dirmi che tutte le volte devi... The board quest, oh. Your quest. Tower of Babylon, ok. Civic Cluster. Ok. È un po'... Allora, waiting to match, quindi praticamente è multigiocatore, tra l'altro, che se poi non trovo qualcuno... che gioca con me... Cioè, adesso io ho fatto partire la quest... e devo aspettare... che entra 4 persone? Serio? Oppure sono andato nella parte del multigiocatore online? Ok, sì, sono andato nella parte del multigiocatore online, secondo me. Ok, regola parte adesso. Readi, ah, ero io che dovevo fare readi. Quindi ospito io la partita, praticamente, faccio io da host. Se sentite il bordello, mia moglie che sta facendo una bellissima e buonissima torta. Andiamo, che questi qua mica aspettano. Allora, questa qui sarebbe la prima missione multigiocatore. Dove stanno andando gli altri? Porca trota. Eccoli qua. Non vanno giù. Eh beh sì, effettivamente siamo in 4, non deve andare giù troppo in fretta. Ok, uno è andato. Isham
Due andati. Sarei andato. I soldini. Però per avere un gameplay del genere, non so se anche voi ragazzi vedete, ogni battaglia poi viene fuori la schermata di come l'abbiamo fatta. Sì, questo è carino, ma a un certo punto dopo un po' rompe le scatole, queste schermate che ogni volta ti devono dire un po' la Final Fantasy, eh. Qua c'è da romperlo. Allora, io spero che le risorse le dia a tutti e non c'è il magna magna del sì, ti compro. Cioè, il primo che arriva si becca le risorse, perché questa è una rottura di giochi così. Non si può cadere dalle altezze, quindi è una cosa che già mi piace. Ok. Oh raga, non c'è nessuno? Gli altri dove cacchio sono? Allora, a livello gameplay mi piace però raga, anche il fattore qui che siamo in 4 è carino. L'unica cosa che davvero non riesco a capire è perché non fanno la traduzione e un po' di definizione in più ai personaggi. Sarebbe proprio il top. Secondo me, vi dico la mia, poi ognuno di voi deve comprare quello che piace e non si deve poi far influenzare in maniera incredibile dagli altri, ma io aspetterei qualche mese all'uscita, così correggono uno il fattore di risoluzione, perché comunque la partita è partita in fretta, quindi penso che a livello server non ci siano problematiche incredibili, anche perché credo che questo gioco non sia un gioco comprato in maniera incredibile tipo un Elden Ring, ecco, tanto per farvi capire che al day one praticamente ce l'avevano quasi tutti, eh? Su qualsiasi piattaforma, perché anche questo Babylon Fall è un multipiattaforma, eh? Quindi vaffanculo. Allora, questo ragazzo qui che sta con me, anche lui fa le cose giuste. Gli altri o se ne sono usciti o penso che li abbiamo persi per problemi online. Quindi siamo praticamente io e lui. Ok, cazzarola. È tutto un fai schiva. Ok. Ok, via. Bisogna stare attenti quando si fa l'attacco pesante che gli fa male, ma ci mette una vita a farlo. Ok.
Allora, sto giocando io questo ragazzo e la partita non sta andando male, vi dico la verità. Ok, che cos'è che c'è qui? Tutto, bravo. È molto ripetitivo e ridondante lo scenario, ma ci può anche stare, sinceramente vi dico la verità. Porca loca. Allora, ve la prendete con uno solo alla volta. Bam! Che uno è andato, vai che è andato, vai che è andato. Bravissimi. Okay. Potrebbe essere un'alternativa a un gioco che fate con i vostri amici, ragazzi. Le cose non me le sta dando, però vi dico la verità, non mi sta dando. Le pozioni di vita. Cazzo. Bam. A livello gameplay mi piace, vi devo dire la verità, vi devo dire la verità, non mi ha annoiato. Sono ridondanti i posti, riciclato proprio i posti, ma che gioco non ricicla i posti, ragazzi, parliamoci chiaro. Ok, bravissimo. Fico sta cosa. Oh, ma si può entrare? Ah, sì. Figo. Ha caricato su un altro pezzo di torre. Bello, questo mi è piaciuto. Questo mi è piaciuto, vi dico la verità, che ha caricato il pezzo di torre. Adesso credo che ci sia tipo il boss. Credo di sì. È tutto così allora. Fai un pezzettino, vai avanti, poi c'è il boss. Fai un pezzettino. Ah no, non mi sembra tanto un boss però. Chi c'ho? Allora, il livello di difficoltà io non l'ho scelto, E che cazzo! Cazzarola! Appena curato, una bella legnata. Oh, gold. Mi piace anche. Ah, 7 secondi, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quindi è finito. È finito. Abbiamo fatto il pezzo. Va a quest. Allora, vi dico la verità. Non è male. Eravamo in 4, poi siamo finiti io e il ragazzo qui. Light. L2. Perfetto. Sia io che lui mi ha dato il like, bravissimo, già mi piace. Estrai tutto, mm,
Penso che si dovrebbe fare X tutto. You and Gallagher were both captured. E qua noia assoluta che. And here we are now, doing the Empire's. I wish they'd gone ahead and given me the axe. Che non c'ho proprio voglia di mettermi a leggere l'inglese tutto. Allora, la mia recensione è questa. Gioco bello, gameplay fatto bene. Non so se alla lunga diventa ripetitivo, perché è una torre che poi alla fine facciamo sempre le stesse cose. Mi sembra che riciclino un po' troppo gli scenari, ma è una torre. Cioè, cosa devi fare, Marco, oltre a fare una torre? È una città dove loro vanno a rifocillarsi dopo ogni battaglia. La storia mi sembra che è bella. Graficamente cartonoso quadro, ok? Per rendersi conto, il cartonoso come l'hanno voluto intendere loro artisticamente è tipo quadro, ci sta. La definizione dei personaggi non ci sta, è un contro. I dialoghi sono molto lunghi, quindi è un ni, nel senso che va bene quando è troppo lungo. Non va bene quando è troppo corto, ci vuole sempre una via di mezzo, no? Però comunque, infatti, vedete quanto parlano, no? Che poi alla fine delle cose sarà tutta una stronzata, tipo, ah, ci sei stato bravo, anch'io, ok, dai, siamo migliori, andiamo di lì. Allora, se io andrei a comprare il Day One, farei una cosa del genere, skip, vado dove c'è la missione e vado a fare la missione, ammazzo tutti e torno indietro. Quando poi si andrà nel menu delle armi, di creare, di crafting, di capire tutto quello che si prende, diventerà un po' impegnativo. Io adesso a naso non mi ricordo più se Godfall era in italiano, non ve lo so dire a naso, dovrei andare a controllare. Diciamo che Godfall a livello proprio grafico è un altro pianeta, anche per il livello che hanno voluto fare da cartonoso piuttosto che. Hold that thought. We've got a gigi on the way. Made it all the way to Shuana Street. What? Can't you hear? Go! Get rid of them! Work hard, and you might earn yourself a trip through the Jupiter Gate. Anche qui è una maschera. L'occhio si deve vedere sotto. Cioè, capite? Allora, 92 giorni a cosa? Missione l'ho fatta. Poi si va praticamente. Allora, qui ci sono i gesti. Ok. Marco saluta. Weapon, andiamo un attimo. E io sto usando il martello a 1, avrò preso sicuramente il martello un po' più forte, no? Assolutamente no. Questo dovrebbe essere, ma verde non c'è niente di più. Lo scudo? Non ho preso un altro scudo? Cioè, prendere un elmo che ti toglie tutto. Vabbè, poi ci saranno anche abiti più fighi, eh. Però per l'amor di Dio, non mi ha dato praticamente. In una missione non mi ha dato niente di che mi porta su. Oh, qualcosa di figo me l'ha dato. Questo non si può fare. Accessori, posso mettere l'anello. Reliquie. Ok, equipaggiamento,
ok, others, niente, progresso, ok, io non credo che si possa comprare il Battle Pass in una demo, le missioni, Tale, Weekend e Season, l'hanno già visto, Archivement, collezionabili, progressione, combattimento, la community e il sistema, ok, option, allora, linguaggio inglese, UK, sottotitoli, oh, niente di che, control, display, vediamo un attimo, lightness, pop-up, HDR, saturazione, ok ragazzi, dai, allora diciamo, recensione di Babylon Fall con la demo, non sono andato avanti a finire la demo, ma posso già tirare le mie somme, non lo compro il day one perché non c'è la traduzione in italiano e i personaggi sono poco definiti, mi piace la direzione artistica del gioco, quindi graficamente, artisticamente dipinto, io lo vedo così, poi ognuno la vede come vuole, e mi piace il gameplay, ok, quindi anche i tasti che hanno usato, è un bel gioco di Square Enix alla fine della fiera, Platinum Game è la software house che lo fa, mi sembra di ricordare che i Platinum Game fossero stati tradotti gli altri, però non vorrei dirvi una stupidaggine, quindi dopo vado a informarmi un attimo, anzi ve lo dico subito, vi dico subito, no, ho schiacciato per sbaglio, allora, Platinum Game, allora, prima di tutto ho fatto Bayonet, allora, Osaka, Giappone, no, 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 torna alla schermata principale, vabbè, lasciamo così, tanto chi se ne frega, allora, Platinum Game è giapponese, ha fatto Bayonetta, From President, Bayonetta, aspetta fammi vedere notizie invece da un'altra parte, Platinum Game, Giappone, Kabuishi Gaisha, ottobre 2007, quindi non è che è proprio vecchissima, eh? Fondata da Mikami Inaba Kamiha a Osaka, la sede, prodotti Bayonetta, Nier Automata, The Wonderful 101, 289 dipendenti, eh? Ok, storia, allora, Infinity Space, Bayonetta, Vanquish, Metal Gear Rising Revenge, Bayonetta 2, Transformer Devastation, beh insomma, non ha fatto dei bei giochi, eh? Teenage Mutant Ninja Turtles, Nier Automata, Astral Change, World Crest, Babylon Fall, Bayonetta 3, sì, fa giochi anche per Android e TVOS, iOS per Apple, PlayStation 3, Xbox, Windows, Wii U, Switch, e adesso PlayStation 5, Series X, Windows, però a livello proprio di
di sapere se ha fatto le traduzioni, non ve lo so dire in questo momento, ma io credo proprio di sì, io credo, perché Nintendo non penso proprio che faccia un gioco senza almeno il sottotitolo in italiano. Quindi il mio voto è un bel 6, perché alla fine il gioco ci sta. Non lo comprerò al day one, credo, sicuramente, a meno che lo trovo a un prezzo extra che me lo regalano, quasi me lo tirano dietro, o divento un figo della Madonna come youtuber che mi regalano le key, le famose key, gli ha mandato le chiavi per scaricare il gioco gratis. Ma essendo su PlayStation 5 e Series X, non su PC, anche per mia volontà non voglio essere su PC, perché se mi infogno su PC andrò solo di Euro Truck Simulator, Age of Empire e... la serie anno 2000, anno 2001, Venezia e tutti gli altri vecchi. C'è anche un anno nuovo, tra l'altro, se non sbaglio, o deve uscire, è già uscito, ma che è fichissimo. I Sega, Total War, tutte queste cose qui, io mi infogno con quella roba lì e non vorrei, anche se in previsione di comprare un bel PC gaming un po' ce l'ho. Vediamo, valutiamo un po' le cose, vediamo un po' come si evolve la questione del canale, vediamo un po' se a voi piace vedere le mie live, stare in mia compagnia, magari un'evoluzione proprio anche a livello economico di postazioni, non solo di gaming, divertimento mio personale, condiviso con voi, posso anche farlo. Però per adesso rimaniamo qui. Oggi è domenica, io sono vecchietto, ragazzi, sono papà di famiglia, quindi mi dimentico le cose, 27 febbraio 2022. Abbiamo provato la demo di Babylon Fall, che vi consiglio di comprarlo con le remore che vi ho detto, nel senso, grafica non è top, grafica non è dettagliata, non c'è l'italiano in sottotitoli, da quello che sembra. Fatemi vedere che magari vi sto dicendo una stupidata. Andiamo a vedere su PC, ok? Allora, io quando non riesco a reperire informazioni sul gioco, perché a volte su PlayStation Store non mettono le lingue, non lo mettono, a volte anche su Series X, sullo store della Microsoft non viene messo, io vado a vedere sullo store di Steam, che a livello proprio, c'è proprio una bella schermata che vi dice tutte le lingue dei menu e le lingue se c'è il sottotitolo, ok? Quindi Steam, io da questo punto lo Babylon Falls. 70 euro anche su PC, ragazzi, Square Enix, Platinum Game, GDR, Dungeon e Mistero, azione, non disponibile in italiano, ok? Prima di eseguire l'acquisto controlla la lista, sì, e allora proprio non c'è. Stavolta hanno fatto la cazzatella. Hanno fatto la strunzadia, vabbè. E quindi il mio consiglio personale è questo, capito, raga? Non lo so, vedete voi. Se l'inglese è come l'italiano per voi, che siete slinguaggiati e siete bravi a leggerlo, non è una limitazione. La limitazione potrebbe essere che i personaggi sono fatti un po' come i giochi del 2014, penso, del 2016, e stiamo parlando di PlayStation 5 e Series X, e anche su PC sarà un pelo più dettagliato, perché se avete un hardware potente sul vostro PC, ma il gioco è quello, non è che poi dopo si può fare miracoli, tipo Elden Ring, che sulle console è ottimizzato bene, oggi tra l'altro è uscita una patch, e su PC dicono che è un disastro, quindi non è detto che se perché avete la macchina performante tutto va meglio, Ok, partiamo proprio dal concetto che è così. Poi io penso che ogni software house si soffermi su un particolare, lo faccio per PlayStation 5, migliorato, ottimizzato dall'inizio perché ho l'accordo, e dopo lo miglioro che nelle altre console o nei PC, oppure faccio su PC perché è più figo, vedo su Steam, e sugli altri lo faccio a contorno e va bene. Io vi ringrazio, vi aspetto oggi sul mio canale, subito, adesso non so se immediatamente adesso faccio un'altra live o comunque la facciamo dopo, vi aspetto con live Elden Ring. Oggi voglio anche fare, perché mi manca sinceramente, Aloy e Horizon Zero Dawn. Voglio fare anche qualche trasporto di camion con On The Road, che io, Truck Simulator,
Truck Simulator era. Oh, non me lo ricordo più. Vabbè, l'altro che avevo di camion, me lo sono mangiato. Non l'ho platinato perché c'era un bug, quindi penso che se faranno una versione PS5 magari me lo rigioco da capo, perché era veramente fatto bene. Questo qui, On the Road, c'è lo Scania e il Man che mi piacciono un casino. Magari facciamo anche una piccola capatina su Farming Simulator, ma non vi so dire niente, ragazzi. La programmazione di oggi è molto altalenante in base alle cose anche che devo fare. In teoria non dovrei fare niente oggi, quindi stare tutto il giorno a giocare con voi, però non si sa mai, insomma, le cose possono cambiare. Da questa settimana poi al martedì, al venerdì io vado in palestra a fare spinning, quindi tiriamo giù un po' il panzone e le live saranno lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dopo quando torno, perché comunque alle 10 torno a casa, dalle 10 in poi, e sabato, domenica, chiaramente, tranne impegni importanti. Da Marco Drums Games è tutto, la mia video recensione su Babylon Falls è finita, vi ho già detto quello che ne penso, vi dico di comprarlo, ma attenzione all'italiano e alla grafica. Il gameplay ci siamo, alla ridondanza dei mondi, anche perché poi dopo, da quello che ho capito, è una torre fin quando arrivi al boss finale, è tutto così. L'online l'abbiamo provato insieme, funziona, anche se due si sono usciti a metà, quindi se avete quattro amici è meglio che comprate questo gioco piuttosto che andare a giocare con la gente così a cazzum, come dico io, che poi entrano e escono a metà. Vi consiglio sempre, e vi ringrazio comunque sempre, di seguirmi su Facebook, YouTube, Twitch, Instagram, Twitter, TikTok, WeChat, Discord e Pinterest. Ce ne sono dappertutto. Farò anche un sito internet, marcodrums.it. Lo voglio fare da un po'. Lo voglio fare da un po' questo mega sito, perché fa fico. Devo tra l'altro vedere se anche gli youtuber si fanno i siti internet oppure no. Se li fanno? Mi dice grande Zane poi che ce li fanno anche loro. Va bene ragazzi, allora io comunque la cosa più importante di tutte è portare gente sul canale e farli iscrivere i vostri amici su Facebook, su YouTube e Twitch soprattutto, perché è la cosa più importante. Attivate la campanellina così sapete quando mi collego, poi se avete da fare, non ci avete voglia di vedermi o il gioco non vi piace, potete anche non venire a vedere Marco Drums, oppure venite dentro, fate un saluto, io vi saluto e uscite, o se vi interessa la live che sto facendo, stiamo insieme, passiamo un po' di tempo insieme. Se voi mi scrivete io commento sempre. L'unica cosa che fa Marco Drums è quando ci sono i dialoghi mi muto, così riuscite a seguire bene la storia e poi ne parliamo del gioco o di tante altre cose comunque durante il game che faccio io, perché a me piace giocare, mi piace passare il mio tempo giocando, ma mi piace anche parlare con voi. Quindi iscrivetevi, mi piace, commentate su YouTube e Twitch, ok? Portate gente, fatela iscrivere. Così più siamo, più diventiamo grandi, più roba fichissima portiamo sul canale. Io vi saluto da Marco Drums, il grande Zane Boy. Ciao Zane, saluta, ciao ciao. È tutto, quindi io vi consiglio anche di andare su YouTube, ragazzi, che c'è tutte le live di Twitch salvate su YouTube e ci sono anche altri video tutorial dove spiego come pulire la PlayStation, come montare l'SSD, come spostare o come usare Chef Factory per fare i vostri video. Video tutorial di come fare di risoluzione di bug, insomma un po' di tutto, e platini, se volete platinare i giochi. Io non sono Master Race, sto cazzo di Hunter, di platinatore, però mi piace platinarli, quindi quando il gioco è fattibile, non è troppo incredibile, non ci vuole 100.000 anni per farlo, ve lo platino, e se riesco a trovare cose particolari, ve le faccio vedere anche nei video e vi do delle dritte per farle, come per dire la serie Farming Simulator 2022, ho fatto dei video appositi per fare le balle, come farle, come usare i macchinari, così avete una guida rapida per poter fare le cose velocemente, o anche magari gli animali, il trofeo degli animali che volete concentrarvi sul taglio alberi piuttosto di altre cose, vi ho fatto vedere come fare velocemente anche i vari trofei degli animali. Questo è tutto, Babylon Fall, recensione, Marco Drums Games. Ciao a tutti e ci vediamo nella prossima live, amici miei. Ciao, mitici!